Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, noi già ci conosciamo, stasera riparliamo, voglio dire purtroppo, di TAV, perché è uscita la relazione tra benefici e... Costi-benefici, è una relazione molto parziale. Specifica TAV, perché i nostri amici devono capire, TAV. Molto di parte, io non ho letto in parte, innanzitutto... La relazione ignora l'aspetto giuridico, quindi praticamente cioè, come si fa a fare analisi dei costi e benefici se si ignora l'aspetto delle penali? Che le penali che sono, se non vado errato, adesso non posso dire la somma precisa, perché, ma da quello che ho potuto, mi ricordo di aver letto, sono 4 miliardi, quindi questa relazione che afferma che i costi siano maggiori dei benefici è veramente parziale e non è giusta. No, è soprattutto poco intelligente, perché non si fa. Allora, è come dire che per il momento, siccome i costi e i benefici sono, i costi sono superiori, non mi faccio delle navi, non mi faccio degli aerei, esatto. non compro delle armi. Sarebbe sbagliato. Sono tutte idiozie. No, ma poi. Quindi il problema è strategico. Sì, gran parte di come ha spiegato. Non solo è strategico, è sociale, democratico, è antropologico. Cioè qui siamo alla possibile estinzione. Aspetta, allora per una volta degli umani. Facciamo troppo. Allora, facciamo che vogliamo troppo, fare? Non troppo... li vogliamo far estinguere perché non è tollerabile? Appunto. Ok. E poi l'altro aspetto della relazione mancante è che i mancati introiti e quelli che fanno lievitare molto i costi riguardano le accise sul gasolio che si perderebbero se ci fosse questo treno, ma si dimentica di dire che se praticamente questo corridoio ne beneficia un'altra nazione, se per le accese si perderebbero comunque, e comunque queste tasse vanno a favore delle imprese che inquinano, quindi stiamo parlando di un qualche cosa veramente scorretto. È veramente dispiacevole che una formazione politica che pure ha come impostazione quella praticamente di andare incontro ai bisogni delle esigenze possa parlare negativamente di questo. Ma quale esigenza? Non ne ha fatta una delle promesse elettorali. Non è proprio. Dopo parli te e parli. Perché se no lo facciamo a argomento. Continuiamo. Io ho fatto il viaggio, ho preso il treno. Mi hanno spiegato che da Parigi questo a te non te l'avevo detto, Parigi, Marsiglia e Parigi, Torino sono la stessa distanza. Io sono dovuto andare in Inghilterra, quindi ecco. Eppure Parigi, Marsiglia, 3 ore. Io ci ho messo quasi 7 ore da Parigi, Torino. Perché è la vecchia tratta. Io l'ho fatta tante volte con il treno Paladino, il vecchio Palatino di carlomagnesca, sì. Diciamo derivazione. L'ho fatto i famosi cavalieri palatini. Per anni ho fatto quella tratta quando andavo a tamoreggiare con la mia francesina. E era una linea che partiva da Roma alle 7 di sera e arrivava a Parigi alle 7 di mattina. O viceversa, da Parigi a Roma ugualmente, all'inverso. Quindi questo per dire che però 12 ore, quindi 7 ore tutta la sera scampata. Io parlo di fino giorno a Torino, ma poi fino a Torino di giorno, ma poi fino a Torino, certo. No, ma poi devo dire che poi invece la tratta Parigi-Londra funziona, come funziona bene, passa sotto la manica e ci mette solo 2 ore e 3 quarti e noi soltanto dobbiamo essere tagliati fuori. Queste linee direttive che non ha spiegato il dottor Vitali sono di vitale importanza per il commercio e per la società intera dell'Europa. Sono state tratteggiate da un pensiero europeo che non era ancora a favore di alcuni stati. All'inizio del Novecento. Sì. Tu ci devi fare interrompere. Sì, no, però dovete interrompere con scompartimenti e argomenti, perché sennò le persone... Vai. È stata pensata per il bene di tutti e ha favorito in gran misura l'Italia, perché tutte queste corridoi passano attraverso l'Italia. Là partono dal Portogallo, dal sud del Portogallo,
e poi ci sono due direttive, una che va in Olanda, una che va in Russia, e quindi praticamente che cosa succede? Che la pianura padana, Milano, diventano il centro del commercio europeo. E questo è quello che si vuole impedire. Ci sono alcune piccole cose che devo aggiungere. L'opera l'aveva pensata a Cavour 170 anni fa, e poi chi si oppone? Sono i pochissimi che parlano di superamento dell'aspetto del treno, perché praticamente la tecnologia era davanti, invece la gente che io l'ho ascoltata mentre prendevo il treno e stavo sul treno, e non ne possono più di passare tutte queste ore. Quindi concludo, perché voi sapete che difficilmente parlo bene dell'Europa dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista finanziario. Se non parli più forte non ti registra. Ma questa volta l'Europa a quell'epoca prese una decisione oggettiva che è molto favorevole all'Italia. E chi si oppone a questa opera si oppone non solo praticamente al benessere del sociale dell'Europa, ma soprattutto al miglioramento dell'Italia. Non c'è un economista al mondo che nel disegnare e nel consigliare quello che bisogna fare quando un paese si deve riprendere, che non stabilisca che le opere pubbliche sono indispensabili. E chi vuole che non sia fatta quest'opera ha veramente un pensiero talmente retrogrado, talmente meschino, che veramente, guardate, è penoso vedere che ci sia qualcuno che possa ancora difendere. E passo... No, vai te. Tocca a te, vai. Vabbè, allora io due cose. La prima cosa, ovviamente importante, rinvio, stiamo parlando di TAV. La TAV significa geopolitica, comprensione della geopolitica. Rinvio a due video che io ho fatto assieme a Giuseppe Turrisi e che poi voi potete trovare tranquillamente su Accademia della Libertà Reloaded. Il primo video che ha riscosso un grande successo si chiama Cui Prodest, e l'altro lo trovate lì perché si tratta di una lettura di un libro fondamentale stampato una trentina d'anni fa in Italia e che elencava tutti i corridoi così come erano stati programmati in un momento in cui nessun paese doveva essere tagliato fuori. Parlo dell'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento degli studiosi, geografi e geopolitici avevano stabilito i corridoi che dovevano essere attraversati per unire completamente tutta l'Europa, ma unire l'Europa significa unire l'Europa, tutta l'area dopo l'Adriatico e soprattutto il mondo russo, che per noi è fondamentale. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che bisogna sempre dirlo, è che l'ambientalismo ha un significato quando si tratta di difendere delle posizioni essenziali. Oddio, no, ricordiamoci che tutte le grandi associazioni, le grandi associazioni ambientaliste, in realtà sono tutte controllate da gente tipo Rothschild e Soros. Li conosciamo molto bene. Tanto per dirne. Li conosciamo molto bene e io ho le prove. E probabilmente anche in Germania questo. Dappertutto. E io ho le prove, ad esempio, che i verdi, i famosi verdi italiani, sono controllati dalle grandi multinazionali del farmaco. Io ho le prove e ve le posso dire se volete, quindi lasciamo stare sta faccenda. Ma è importante il concetto in ogni caso, perché l'ambientalista può difendere l'ambiente, ma nel momento in cui l'ambiente toccato danneggia le popolazioni, ma non quando un intervento a favore delle popolazioni si dice che danneggi la terra. No, avremmo dovuto rimanere alle caverne e alla pietra focaia se avessimo dovuto mantenere inalterato l'ambiente. Non solo. E cagare poco, sì. Perché se caghi tanto, oscureggi tanto, sì, esatto. Il problema sussiste. Esatto, perché c'è troppa anidride carbonica in aria. Allora,
io vorrei invitare questi abitanti. Ricordando che siamo 7 miliardi e mezzo, sì. E se caghiamo due volte al giorno tutti, crei veramente un impatto ambientale pesante. Si tratta di 15 miliardi di cagate al giorno, by day. Allora, day by day. Day by day oppure die, detto. Allora, è strano come non si trovi nulla da ridire quando fanno delle piste da sci, e per fare le piste da sci tagliano mezza foresta, mentre hanno da contestare che un treno passa in una vallata. No, in una galleria. Non solo, a parte quello. Ma comunque, ricordiamoci che il TAV è o su ponte o in galleria. D'accordo, quindi loro sappiamo, l'impatto ambientale esterno alla visione panoramico è molto ridotto rispetto alle dimensioni dell'impresa. Quello che dicono lo posso provare perché ci sono passato quest'estate. Allora, ripetiamolo questo concetto che è piuttosto importante. In ogni caso si attaccano al fatto che questi rumori del treno che passa, e vanno a dire ai cittadini di Roma, di Milano, del Trieste o di Trento o di Torino, è vero, e danneggiano le orecchie di certi valligiani che, capito, vogliono dormire tranquillamente. Questo è un altro aspetto. L'ultimo aspetto, che per me è il più importante, è l'aspetto spirituale della geopolitica. Io vi voglio, da questa rivista importantissima, che questo è un numero... No, tu, la cosa che va detta preliminarmente è che se esistono le filosofie e esistono le religioni è dovuto alla via della seta. Perché attraverso le migrazioni millenarie che queste civiltà hanno contaminato l'una con l'altra, si sono evolute gradualmente la cultura, la civiltà, le filosofie, i concetti, la tecnologia, eccetera. La polvere da sparo, ricordiamoci, da sempre è stata inventata in Cina, però poi ampliata e dimensionata in maniera occidentale, appunto. Ci hanno fatto i botti di Natale con tant'è vero che a tutt'oggi i cinesi vendono i botti di Natale, quindi non è uno scherzo, dopo 3.000 anni continuano a vendere polvere da sparo sotto forme più strane. Allora, tu hai detto giustamente una cosa importantissima, voglio ricordare che il concetto della nuova via della seta è stato elaborato da quel grande profeta della modernità che è stato Lyndon LaRouche, il quale ha parlato di nuova via della seta come soluzione dei grandi problemi conflittuali del mondo. E adesso voglio leggere un aspetto spirituale della geopolitica dell'Eurasia, perché è fondamentale. Cioè, io voglio arrivare a questa conclusione, che se tu blocchi la possibilità per l'Italia di avere un contatto, e lo fai francesi, perché sono i francesi, e lo fai contro i banali interessi economici. Sono gelosi della nostra genialità. Esatto, contro banali interessi economici, tu vai stroncando gli elementi fondamentali della moderna spiritualità. Voglio leggere da questa rivista, che è stata stampata, mi pare, nel 1970, se non vado errato, sì, 1990, scusate, e comunque sia, sono sempre parecchi anni fa, come vengono riconosciuti alcuni aspetti. Oggi è ancora valido il concetto di unità culturale eurasiatica? Si parla nel 90, Ecco, c'era già ancora la suddivisione in due blocchi. E qui concettualmente si propone l'idea di Eurasia, perché l'idea di Eurasia ha valenze spirituali molto superiori dei contrasti, peraltro artefatti, che l'Occidente e l'Oriente si erano messi insieme appunto per separare e non permettere un accordo globale che avrebbe permesso lo sviluppo nella pace. Allora si chiede l'autore, che si chiama Damis: oggi è ancora valido il concetto di unità culturale eurasiatica? In un'epoca come l'attuale, in cui i rapporti tra Oriente e Occidente devono necessariamente passare attraverso la fiducia umana, attraverso il riconoscimento di qualità animiche dell'altro, si può ancora ritrovare il filo che conduce l'anima asiatica e quella europea ad incontrarsi? Sì, rispondo io, sì, attraverso le vie ferroviarie.
da un certo punto di vista l'interpretazione geopolitica della vicenda umana sta drammaticamente tornando attuale. Siamo nel 1990. Lo testimoniano proprio i sommovimenti dei vari popoli che sfuggono a quella politica per blocchi. Quindi sono i popoli che si sono ribellati all'epoca alla politica dei blocchi, così come oggi i popoli si stanno ribellando a questa falsa unificazione europea, e che ha caratterizzato in particolar modo gli ultimi 50 anni di storia euroasiatica. La continuità culturale filtrata, quando non interrotta, per lunghi secoli dall'impero ottomano da Oriente e dalla potenza anglo-francese in Occidente, ricordiamoci sempre la potenza anglo-francese, è stata ulteriormente arginata a nord dal blocco sovietico, mentre lungo la direttrice del Golfo Persico l'attuale condizione dell'Iran e delle aree limitrofe ne prolungano le conseguenze nell'area mediterranea. Vedete, il pensiero geopolitico coglie subito delle situazioni fondamentali che poi si sono realizzate. Siamo nel 1990, ben inteso, è una continuità interiore di fiducia e di ricerca che viene qui ad arrestarsi, e lo scambio umano che si argina attraverso il sorgere di moti di rappresentazione in cui l'altro è visto subspecie ostilitatis. Questa è stata l'importanza fondamentale dell'occidentalismo per l'Europa. L'interscambio tra il fatto interiore coinvolgente milioni di interiorità e il fenomeno storico che lo segue è diretto ed immediato. Partendo dal punto di vista fenomenico, la situazione geopolitica attuale manifesta di per sé l'incapacità della politica per blocchi di concepire la complessità del fatto storico nelle sue reali esigenze spirituali di trasformazione. Un pensiero astratto dalla realtà è quello che genera la costituzione di sfere di influenza a posteriori che ne costringono all'interno la dinamica vivente. Se si guarda bene, infatti, i problemi politici e sociali dell'Asia si sono drammaticamente evoluti dalla decolonizzazione, come vedremo più avanti, permanendo a tutt'oggi insoluti i nodi che erano emersi con la progressiva fine del potere anglo-francese. Oh, guardate che è molto importante che qui abbiano sottolineato l'importanza del potere restrittivo anglo-francese. Area iranica, Palestina, India, sud-est asiatico. Sarebbe estremamente interessante notare come in pratica la traccia di tali nodi ingigantiti nell'ultimo secolo già si ritrovi, ad esempio, nella dialettica irrisolta che oppose l'impero romano e il regno partico prima e lo stato sasanide poi sulle questioni degli sbocchi all'oceano indiano e dell'Armenia, e come la Palestina rientri sempre drammaticamente in quella contesa, opponendo quale terzo elemento in causa la componente del nazionalismo ebraico. In effetti, se vi fu un primo punto di disgregazione della compagine statale romana, questo fu da un lato l'irredentismo delle popolazioni semite fino al regno di Odenato e Zenobia, ma anche il problema del trono d'Armenia, i cui destini di enclave politica prima e religiosa poi perdurano fin nei fatti tragici della prima guerra mondiale. Dopo questo io sembro di aver inquadrato bene qual è l'aspetto del petrolio. La via del petrolio rappresenta sempre dal punto di vista spirituale una via che può unire. La via del petrolio unisce, invece la vogliono utilizzare per dividere, e quindi noi dobbiamo avere coscienza del fatto che qualsiasi cosa si faccia per unire Roma, la prima Roma alla terza Roma, è giusta, indipendentemente dai risultati. Avete qualcosa da aggiungere? Grazie. Io volevo aggiornare su una vicenda che è, come tutte le cose, i giornali parlano per due o tre giorni dello scandalo, dopodiché non è più merce vendibile perché è consumata, lo scandalo si consuma in due o tre giorni, e allora il giornale si deve creare un'altra informazione, scandalo,
da poter vendere ai propri lettori, no? Perché se no il giornale poi non lo vendono più. E allora le notizie, le informazioni vengono abbandonate a se stesse. Il problema è che però le informazioni hanno dei seguiti. E a proposito delle due navi olandesi di giugno che furono messe all'attracco obbligatorio a Catania o a Taranto, non mi ricordo dove era, mi pare che era Catania anche in quel caso. Catania, sì. E lì furono bloccate perché per un'indagine di bandiera, così si chiama. L'indagine di bandiera, avete sentito parlare mai di indagine di bandiera da parte, guardo te, guardo anche là, da parte dei giornali scandalistici o quantomeno i quotidiani scandalistici? Niente, non se ne è saputo più niente. A un certo punto hanno detto, vabbè, non apparteneva al registro navale olandese e quindi è finita lì. No, le cose vanno spiegate. Siete pirati! Allora esiste il codice della navigazione o in alcuni casi si chiama anche, c'ha anche degli altri fratti vari, ma si chiama codice dell'ammiragliato anche, è più o meno la stessa cosa. C'è una ragione. E lì ci sono oltre 4.000 articoli in questo codice, è una cosa enorme, e prevede tutte le fattispecie di situazioni in cui si può venire a trovare una nave. E agli articoli 1135 e 1136 viene esaminato il fatto della nave pirata. Nave pirata. Viceversa, il problema non è la nave pirata, ma semmai la nave negriera, che è l'articolo 1131. Ma coloro che facevano il traffico dei negri erano navi senza bandiera. Allora ci arrivo, Allora, che cosa succede? Allora, occorre puntualizzare alcune cose. Allora, intanto una nave non è obbligatoriamente tenuta ad avere una bandiera e non è neanche impedita ad avere più bandiere. Lo sapevi questo? Tant'è vero che c'è un bellissimo libro dedicato al grande corsaro della Seconda Guerra Mondiale, che ci è stato anche un grande film con un notissimo attore tedesco. Max von Sydow? Max von Sydow? No, von Sydow non è tedesco, a parte che è svedese. No, Max von Sydow è svedese. Sbagli con un altro. Il famoso attore tedesco. Il film era Sotto 100 bandiere. Ma tu ti ricordi anche quell'altro famosissimo film che gli anni 60 fece scalpore e che portava avanti la tesi del grande Israele, e cioè Exodus. E c'era Marlon Brando, ti ricordi come? Non mi ricordo Marlon Brando. No, Marlon Brando, l'altro, Paul Newman. C'era Paul Newman. Non poteva esserci Marlon Brando. No, Paul Newman. Conosciamo bene le ragioni per cui fu estromesso da Hollywood. E la sappiamo, e non solo lui, tanti altri. Ma comunque, diciamo, e allora, lì, Paul Newman era dei loro. E Exodus non batteva nessuna bandiera. Cioè, non poteva battere bandiera. Allora... battere bandiera. Non poteva battere bandiera, su. Sappiamo. Allora, il discorso è questo, che quindi per legge una nave può avere una bandiera, può non avere bandiera, può avere 100 bandiere. Però a seconda di come si incastona di queste tre ipotesi, poi ci sono delle conseguenze. Ad esempio, nel caso delle due navi olandesi, sedicenti olandesi, perché nel registro navale olandese non esiste traccia di queste due navi, quelle due navi hanno fatto un pessimo affare a dichiararsi olandesi, perché avrebbero dovuto dire: noi non siamo registrati da nessuna parte, in nessun registro navale. Esattamente. E quindi assumere una determinata formula giuridica. Viceversa, hanno detto che erano olandesi, hanno messo le bandiere al vento olandesi. A quel punto hanno dovuto per forza diciamo, regolamentarsi in base al codice civile, penale e quant'altro olandese. Esattamente.
il quale fa tutta una serie di cose, il quale ha detto che poi fanno il culo a striscio. Allora, la gente non lo sa, ma l'Italia ha aperto un procedimento di indagine di bandiera e mo so cazzi loro, perché la nave è sotto sequestro fino a che non ci saranno novità, cioè tutta una serie di cose che la comunicazione ufficiale non ha detto intenzionalmente, perché non gli serviva, non gli garbava, dovevano difendere l'operato di quelle due navi negriere. Ecco il perché non l'hanno attaccata e non hanno più dato un seguito alle informazioni che sto dicendo adesso io, che ce ne sarebbero poi tantissime altre da andare a sfrugugliare. Capito? Quindi... Allora facciamo una precisazione, cari amici, perché qui le cose le dobbiamo. Allora, Orazio ha detto delle cose importantissime. Io vorrei aggiungere qualcosina. Anch'io vorrei aggiungere le sue parole, perché l'argomento è importantissimo. A conclusione le devi dire tu, che sei un giudiziario. Allora, le navi negriere, attenzione, che portavano i negri, viaggiavano senza bandiera. Quando si profilava una cannoniera di quelle adibite per il contrasto del traffico, buttavano in mare a catene, buttavano in mare tutti i negri con le catene, ed erano costretti a presentare, perché la nave chiedeva l'ispezione, sparava a prua, sparava a 50 metri da prua. Eri costretto a fermarti, dovevi mettere la bandiera di appartenenza, perché se non c'hai bandiera ti considero quello. Quindi loro non si sa che cosa mettevano. All'epoca i pirati, quando noi si parla. No, ma pensiamo di che nazionalità erano davvero i caratisti, si chiamavano caratisti. Quando c'erano i pirati e c'era una nave militare che li fermava, perché sennò erano i pirati che seguivano come muta di cani i galeoni spagnoli che erano, trasportavano tanti tesori, ma quando c'era una nave, un galeone militare spagnolo, portoghese, francese, che li fermava, dovevano mettere la bandiera, non avendo altra bandiera, onestamente alzavano la bandiera nera col teschio. Questo è il motivo, questa del è la ragione per cui hanno dovuto utilizzare la bandiera nera col teschio. Oppure battevano la bandiera gialla per dichiarare che erano in quarantena di presenza. Esattamente. Anche la gente aveva paura, però siccome non erano fessi quelli che facevano le cose, a bandiera gialla, quindi sarebbe, intanto aspettiamo qui per qualche mesetto e poi dopo vediamo se siete vivi o se siete morti. Ripeto, andate a vedere quel bellissimo film, era una sequel televisiva, io ricordo il nome di uno di questi capi che si chiamava Kunta Kinte. Punta Kinte, Radici. Radici. Punta Kinte. Dove si vede che appunto... Mandingo, c'era il famoso Mandingo. No, io tra l'altro mi ricordo di una causa in cui uno di questi Mandingo aveva violentato una ragazza qui... In America? No, qui in Italia. E il giudice, l'avvocato difensore, lei ha goduto del marito dice questo Mandingo, ricordo. In ogni caso, sempre per ritornare sull'argomento, le regole ci sono e chi le contraddice è condannato e va condannato. Alla parola al giudiziario. Oh, legale. Allora no, perché ci sono molte opinioni su questa questione che riguardano queste navi e che non sono stati poi questi migranti fatti sbarcare, eccetera, eccetera. Io devo rispondere assolutamente alle opinioni che secondo me non sono corrette di quei ex giudici o opinionisti che dicono che praticamente il politico deve essere sottoposto a procedimento penale, perché esiste l'articolo 51 del codice penale che prevede l'esercizio di un diritto. Se praticamente il politico è stato praticamente nominato, eletto, eletto, perché
facesse certe cose, perché suo facesse lavoro. Certe cose, poi non si può dire che lui commette reato, perché lui non ha fatto altro quello che voleva la gente. Esatto. In realtà, quello che voleva la maggior parte della popolazione. Bisogna stare attenti a un altro attacco, che è molto più pericoloso per la democrazia e per la vita sociale. È il fatto che praticamente la magistratura voglia prendere delle decisioni politiche. Politiche contro la scelta dei cittadini. E questo a casa mia, carissimo, è un illecito gravissimo. È la violazione del principio che perma tutte le costituzioni occidentali del mondo. Il principio della separazione dei poteri. Tu non puoi entrare nell'altro potere con la gamba. E loro invece, siccome... A gamba tesa, siccome... Non a caso sono stati denunciati. Noi abbiamo denunciati. Vediamo che ci risponderanno. Queste persone, che te vuoi questi inventare? Opinionisti, queste correnti, praticamente invece esercita questo elemento e nessuno lo censura, nessuno lo indica, nessuno lo riconosce. Bene, noi lo abbiamo riconosciuto. Vabbè, abbiamo denunciato ovviamente. Noi l'abbiamo riconosciuto come violazione del principio della separazione dei poteri, che se si tocca quello... Cade la democrazia, cade il cardine, il treppiedi della democrazia. Siamo perfettamente d'accordo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sempre, solo. Sempre. Laudetur Priapus. Priapus. Abbiamo fatto breve? Sì. Vabbè, breve. Ma conciso, succinto. Ricco di contenuto. Oddio, quello lì ha raccontato tutta la storia dell'umanità. Ha raccontato. No, ah sì. È vero. Ti fai una capoccia.